terza vittoria consecutiva, seconda di fila interna per l'Umana, che piega 72-71 la VL e sale a 20 punti in classifica. Si allunga a 5 incontri la striscia negativa di Pesaro, che non festeggia on the road da 6 incontri. I marchigiani restano a quota 6 in graduatoria sull'ultimo gradino. Ottimo l'approccio dei campioni d'Italia, che con Peric si portano sul più 10 dopo 5 minuti. I viaggianti sbattono sistematicamente contro il muro difensivo dei padroni di casa e scivolano a meno 13. Ceron e Monaldi guidano la reazione degli ospiti, che impattano al 17esimo. Biliga e Tonut non ci stanno. Pesaro fallisce diversi liberi e perde 10 palloni in 20 minuti, 40-34 all'intervallo. In apertura di ripresa sale in cattedra Watt e la Reyer tocca il più 13, 62-52 al trentesimo. La VL non getta la spugna, cresce all'interno della propria metà campo, concede 3 punti in 5 minuti all'Umana e pareggia nuovamente il conto con Moore e Monaldi. Nel finale decisivi i punti di Ains, 5 su 8 ai liberi e più 1 nel saldo recuperate perse per i lagunari, contro il 10 su 18 e meno 8 degli avversari, 15-9 rimbalzi per Peric, 14 con 6 su 7 al tiro e 5 falli subiti per Watt, 12 gli assist di Orelic, dall'altro lato 22 per Moore con 6 falli subiti, 14 con 4 su 7 nelle triple per Ceron.